Nome? Todor. Stefano. Salvatore. Età? 20. 24 a giugno, ne ho 23. 21. Iscritti su YouTube? 900 e qualcosa mila, quasi un milione comunque. 3 milioni e mezzo, credo. No, meno. Non lo so, 2 milioni e qualcosa. Di dove sei? Roma. Sono nato a Fiesole, ho vissuto a Firenze e adesso vivo a Milano. Sono nato a Napoli, ma sono cresciuto in Veneto e ora abito a Milano. Quando vi siete conosciuti? Tutti e tre insieme siamo conosciuti il 4 settembre 2015 a Roma. Allora, con Stefano nel 2014, con Tudor poco dopo, nel 2015 mi sa. Il 2013 credo a Roma. Come mai vi siete trasferiti tutti e tre a Milano? Essenzialmente per il lavoro e per stare con gli altri. Per lavorare insieme e lavorare meglio. Perché a Milano c'era la connessione tanto potente, molto comoda. Vi piace? Mi piace, è carina. Non è che l'abbia vista molto, sinceramente, preferisco Firenze. Sì, mi piace Milano. La cosa più bella della vostra città? San Pietro, la Fontana di Trevi, la cucina e i tassisti. Ce ne sono tante, però dai, piazzale Michelangelo. C'è tanto verde. Di Milano invece? Di Milano i mezzi di trasporto e l'organizzazione generale della città. Zush. Non so, carina in generale, non c'è una cosa preferita. Duomo, cliché. Seguite un po' la politica? Fino a un paio di anni fa la seguivo, adesso poco. Così e così. No. Attuale presidente della Repubblica? Mattarella. Presidente del Consiglio? Gentiloni, anche se in realtà mi sa che ha dato le dimissioni, quindi la cosa è in stallo. Non lo devo ancora decidere. Gentiloni. Tra di voi chi è il più ordinato? Forse io. Io e Surri, sì. Sicuramente Surri. Tra me e Tudor ce la giochiamo. Il disordinato? Stefano. Dipende dove. In camera mia, io, nelle altre camere gli altri. Stefano. Chi sporca di più? Un po' tutti. Forse io perché magari cucino sempre, però un po' tutti. Tudor sporca più di tutti. Stefano. Chi fa più casino in casa? Ma dal punto di vista acustico io perché magari metto sempre la musica e Stefano che urla tutto il giorno mentre registra. Tudor con la musica a palla e io quando urlo mentre registro. Potenzialmente Stefano. Questo è quello che vi dicevo. Solitamente, chi pulisce di più la casa? Io e Stefano. Io. Stefano. Cucinate o takeaway? Ma il takeaway lo più una volta al mese quando piro il sushi, sennò per il resto cucino. O almeno, ci provo. Surri sempre takeaway, io e Tudor cuciniamo. Takeaway. Chi è che cucina meglio? Forse io. Dipende cosa, a volte Tudor fa delle cose interessanti, a volte io. Tudor. Il peggiore invece? Surri, assolutamente. Vi dico solo che una volta si è messo a cucinare la pasta dentro il microonde, poi l'ha scolata, ci ha messo il tonno, ci ha messo la sottiletta e l'ha rimesso nel microonde per far sciogliere la sottiletta. Cioè lui è veramente la toglie la cittadinanza italiana. Surri non cucina. Prende la roba surgelata. Io. L'esperienza più bella che avete passato insieme in casa? Quando abbiamo rotto il lavandino in cucina. Quando abbiamo rotto il rubinetto della cucina. Il lavandino. L'esperienza più brutta invece? Quando abbiamo rotto il lavandino in cucina. Quando abbiamo rotto il rubinetto della cucina. Lavandino. So ragazzi. Abbiamo risposto tutti e tre. La stessa. Cazzo. Chi è che se la gode di più? Surri. Non lo so, tutti e tre a modo proprio. Tra di voi, chi è quello più pigro? Non lo so, forse sono io. Però in realtà più che pigro sono lento. Surri. Tudor. Il più sportivo invece? Oddio, tra i due forse io. Tudor. Parliamo un po' io e te. Quante ore di sport fai al giorno? Normalmente 3-4 a settimana, però quando vado a sciare magari diventano 20 ore a settimana. Ammazza, saresti tu quello più sportivo? Sì, perché l'altro erano ogni tanto in palestra, però non è che facciamo tanto sport. Vinco solo perché gli altri fanno di meno, ecco. Tre sport che più ti piace fare? Alpinismo, bici e tennis. Tre sport che ti piacerebbe imparare? Vorrei imparare a fare il surf, parapendio e arrampicata. Il tuo atleta preferito? Uno è impossibile, diciamo Bebe Vio, Hervé Barmas, Candido Works e Federer, uno per ogni sport, diciamo. Segui anche il calcio? Poco. Squadra preferita? L'Italia. Ma scusa, perché hai la bandiera della Svezia in camera? No, vabbè, non sta lì per il calcio quella bandiera, sta lì perché rappresenta un po' la mia gioventù. Col calcio non c'entra niente. Squadra italiana, invece, preferita? La Magica, la Roma. Elenca tre giocatori della Roma. Totti, Rossi e... non lo so. Ah, tu, giusto per aggiornarti un po', Totti non gioca più alla Roma. E poi l'altro è De Rossi. Cazzo, vero? E vabbè, De Rossi quindi. E gli altri non li so, ragazzi, mi dispiace. Almeno il coro, lo sai? Cazzo. Roma. Roma. Non lo so, ragazzi. So il riff questo qua di Roma, poi non lo so più. Vabbè, dai, dopo sta figura di merda torniamo con gli altri due, va? Le vostre passioni? Mangiare, viaggiare, musica e giocare, videogiochi. Videogiochi, viaggiare,
e la musica. Dunque, i viaggi, la musica, la montagna e gli orologi, va. La musica è una vostra passione comune. Qual è il vostro artista preferito? Chris Martin e Axwell. Ascolto vari generi di musica. Axwell Ingrosso, Coez e System of a Down. Bocelli. Siete mai stati a qualche concerto? Sì, diciamo di sì. 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 Qual è stato in assoluto il vostro preferito? 2012 a Stoccolma per 3 giorni di fila di Swedish House Mafia, il One Last Tour. Probabilmente Jovanotti. O Amsterdam, l'MF o l'Ultra in Giappone. Tudor, tu sei sempre in giro, a quanti concerti sei stato fino adesso? In realtà se includiamo anche vari festival e feste tipo Ushuaia, di direi un centinaio. L'artista che hai visto più volte? Axwell. Quante volte l'hai visto? Tra Axwell Ingrosso, Swedish House Mafia e Axwell avrò visto circa 42 volte. Ho visto più lui che i Mizzi praticamente. Sei un tipo da discoteca quindi? No, ma figurati, no, anzi. Gli altri due sono tipi da discoteca, io sono più da concerti. Ragazzi, ogni quanto andate in discoteca? Una volta ogni 2-3 settimane, ma solo nell'ultimo periodo perché di solito non ce la domani. Una volta ogni 10 giorni. Rimorchiate sempre? No. Cazzo vuoi rimorchiare? Tutte le volte? La scena più bella che avete visto in un locale? Ce ne sono. Però quella più recente è stata, eravamo in discoteca, c'era anche Alberto, nostro amico, e ha sfondato il soffitto del The Club, cioè aveva un pezzo di The Club in mano. Quindi quella volta in cui I don't wanna wait for a night. No. Come no? Non ci denunciano. Ma che? Lascia. E la scena più brutta invece? Quando ho visto I don't wanna wait. Ah vabbè, quell'altra volta in cui Suri ha No, taglio. Che taglio? Mi raccomando, blu era per bene. Avete qualche vizio? No. Beh, mangiamo troppo, io principalmente. Mi piace spendere soldi. Fumate? Assolutamente no. No. Bevete? Ogni tanto una birretta, ma niente di che. A volte. In discoteca sì. Vi siete mai ubriacati? No, sì. In discoteca sì. Litigate mai? Nah. Sì. In discoteca sì. Cosa invidiate l'uno all'altro? Ma in realtà l'invidia è una brutta cosa, nel senso io non invidio nessuno per nulla. Al massimo una cosa per il quale li stimo è la loro forza di volontà nel lavoro. L'invidia non va bene, ragazzi, non invidiate. Tudor sa organizzare bene le cose. E la precisione di Surri, perché nella mia vita c'è un po' di caos. Surri, raccontaci un po' i tuoi punti di vista. In questa casa, chi è che dorme di più? Io, no, Tudor. Chi è che dorme di meno? Stefano. Quali sono i tuoi orari? Io vado a dormire alle 11 mezzanotte e mi sveglio alle 6. La tua routine invece? Mi sveglio, sto mezz'oretta a cazzeggiare, a riprendermi un po', poi registro, vado in palestra, torno, edito i video, registro ancora, poi pranzo, di solito pomeriggio invece me lo prendo un po' più tranquillo. Guardi serie TV? Tantissime. Serie TV del momento preferita? La casa di carta, probabilmente. E quella di sempre, invece? Oh, I Met Your Mother. Cosa avresti fatto se ora non avessi continuato il tuo percorso su YouTube? Probabilmente sarei andato all'università. Cosa sognavate di fare da grandi? Da piccolino volevo fare o il medico o il maestro di sci. Da piccolo sognavo di fare lo scienziato. Aprire un ristorante. Come mai? Pestato tutto il giorno sugli sci, praticamente. Non lo so, di preciso. Mi piaceva vedere in TV questi con il camice bianco. Ho detto, bello, voglio farlo anch'io. Perché mi piace mangiare. Quindi voglio che gli altri mangino bene. Stefano, parlaci un po' di te. Titolo di studio. Diploma. Voto maturità. 88. Come andavi a scuola? A piedi di solito. Se ero in ritardo con l'autobus. Stefano, c'hai 20 anni, non sei più un ragazzino, eh? Stavo attento in classe e poi a casa studiavo il giusto. Materia preferita? Diritto. Ti manca Firenze? Mi manca. Se fossi a Firenze, dove andresti a mangiare? Il Tijuana, ristorante messicano buonissimo, oppure Antico Vinaio, schiacciate così 5 euro. Vabbè, ma sto video è una marchetta. Parlaci un po' di te in cucina. Me la cavo. Il piatto che ti riesce meglio? Pollo alla griglia. Progetti per quest'estate? Palma de Mallorca. Ibiza. E voi invece? Se state voglio salvarmi un po' le Alpi e magari fare qualche viaggio tipo in Africa o in Iran. Viaggiare tanto, meno sto in Italia meglio è. Cosa consigliereste al voi stesso di 10 anni fa? Al Klaus quasi 11 anni gli consiglierei di credere tanto in YouTube. Gli consiglierei quello e gli consiglierei di investire i soldi in Bitcoin anziché nei videogiochi e in cazzate varie. Così cazzo adesso a quest'ora sarei in giro per il mondo con i miei genitori. Insegui i tuoi sogni, credici e datti da fare. Fai esattamente quello che stai facendo perché ti va bene. Dove vi vedreste tra 10 anni? Spero in qualche posto in montagna, a lavorare tipo come guida alpina o soccorso alpino. Sono yacht con le palle all'aria, non fare un cazzo. Imprenditore di successo che gira il mondo. Non ne ho idea. Cosa avete intenzione di fare in questo lasso di tempo? Beh, oltre ai vari viaggi vorrei forse fare un album. O comunque fare magari in questo tempo 10 canzoni almeno. E prendere la patente.
cazzo. Lo so che sembra brutto perché in Italia ti colpevolizzano, però il mio obiettivo è diventare schifosamente ricco. Divertirci, lavorare sodo e credere nei propri sogni. Dove vedete l'altro invece tra 10 anni? Suri secondo me finisce in televisione come conduttore o presentatore. Mentre Stefano, me lo immagino, a gestire un ristorante. Tudor che suona al Tomorrowland, Stefano che dorme più di 8 ore a notte. Tudor sicuramente scala il Monte Bianco. Turri sul lastrico perché spende tutti i soldi. Com'è il rapporto con i vostri genitori? È bello, nel senso mi mancano un sacco perché vabbè mi mancano. Però sì, nonostante comunque non ci vediamo tanto, abbiamo un ottimo rapporto, anche perché ci chiamiamo, parliamo tutti i giorni. Mi mandano sempre foto di Leo, quindi buono. Così è così. Buono, non ci vediamo molto perché io vivo a Milano, lavoro davvero tanto. Però siamo in ottimi rapporti. Se questa fosse l'ultima pagina della vostra biografia, chi ringraziereste? Ringrazio in primis la mia famiglia che mi ha sempre supportato, tutti i miei amici, i mates, Giuseppe, Stefano, Sasha, e tutte le persone che hanno deciso di seguirmi su internet. Sicuramente la mia famiglia per avermi lasciato fare quello in cui credevo, papà Vegas perché ci ha sempre accompagnato in questo viaggio, che sembra ora sia morto, in realtà è vivo, e tutte le persone che ho incontrato in questo cammino che nel bene o nel male sono servite a qualcosa. A farmi crescere. Ringrazio in primis mia madre che ha sempre fatto mille sacrifici per non fargli mai mancare nulla, e di questo veramente la ringrazio di cuore. Ringrazio poi mio padre che mi ha salvato, diciamo, la vita, ed infine i miei amici e anche voi che mi state regalando una gioventù incredibile. Io ragazzi vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, spero che vi sia piaciuto, in tal caso mi raccomando lasciate un bel like. Grazie mille anche a Leonardo De Carli che ci ha fatto le domande, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella.